Siamo a Sanremo. Incontriamo un artista che si esibirà sul palco dell'Ariston queste sere. Parliamo di Human. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Ma io sto bene, ti vedo tranquillo, rilassato, non so, è così oppure nascondi un po' di ansia che non vuoi farci vedere? No, è così, sto tranquillo, molto rilassato. Guarda, l'affronto così. Senti, ho letto un'intervista in cui dicevi che per te partecipare al Festival di Sanremo è un po' come giocare a un videogioco. Che cosa intendi? Spiegaci meglio. Nel senso che mi trovavo a fare appunto Sanremo Giovani, poi tu fai un passo dopo, a livello dopo, hai direttamente il boss finale. Quindi sei a livello 2. Bravo, a livello 2, che sarebbe in realtà il 15. Esatto, infatti sei passato direttamente dal primo livello all'ultimo del gioco, quindi. Eh sì, brava, è stato un salto assurdo. Senti, quindi la particolarità della tua partecipazione è anche quella che a distanza di poco tempo torni sullo stesso palco ma in veste diversa. Come cambiano le sensazioni rispetto a questa partecipazione nuova e diversa? Beh, ci sono un sacco di emozioni positive, comunque c'è un cast pazzesco, stellare, ci sono dei super nomi. E poi hanno annunciato la scaletta, sono secondo, è un onore veramente, sono molto emozionato. È un onore e anche una bella ansia, secondo, proprio lì con i riflettori puntati. Ma parlaci un po' della tua canzone. È il momento giusto. Esatto. Parlaci un po' della tua canzone Ora e Qui, che insomma pare essere, noi non l'abbiamo ancora ascoltata, non vediamo l'ora di farlo, però dovrebbe essere una specie di carpe diem, un inno a cogliere l'attimo nella vita, giusto? Assolutamente, in particolare a viversi il presente. Sai, ci perdiamo sempre nel passato, nel futuro, invece ci dovremmo vivere il presente molto di più attivamente. E quindi anche tu lo farai questa sera, vivrai il momento. Lo farò totalmente. Assolutamente. bene. E poi un duetto molto particolare, perché stiamo scomodando un mostro sacro. Parliamo di My Way di Frank Sinatra, quindi un pezzo del 1969. Come mai questa scelta? Raccontaci qualcosa di più. Allora, la scelta è stata proposta dal mio producer e io l'ho dovuta accettare per forza, perché è uno dei miei brani preferiti, My Way è tutto, è la canzone delle canzoni, e poi la faremo con Rita, che esatto, magica, quindi suonerà. Anche la canzone suonerà e ci farà battere il cuore. Bello. Noi ti auguriamo veramente un in bocca al lupo grande come una casa e non vediamo l'ora di sentirti e magari di averti anche qua con noi proprio per raccontarci le impressioni di com'è andata sul palco. Certo, assolutamente, viva il lupo!